Si è tenuto questa mattina nell'aula consiliare di Palazzo Baronale il primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella. Una seduta formale ma obbligata fissata all'indomani della proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti, necessaria per dare adempimento ai termini fissati dalla legge e mettere la squadra di governo nelle migliori e più favorevoli condizioni di azione sul territorio, soprattutto all'indomani della tragica vicenda che nella giornata di ieri, 16 luglio, ha visto protagonista la città di Torre del Greco con il crollo di un edificio in corso Umberto I. Pochi punti, ma essenziali, all'ordine del giorno, tra i quali il giuramento del primo cittadino dinanzi all'intera compagine consiliare, tutta presente, tranne un componente. Assente giustificato, infatti, il consigliere Luigi Mele. Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il bene pubblico. Grazie. Ad introdurre e dirigere i lavori sino alla elezione del Presidente del Consiglio il consigliere anziano Filippo Borriello, primo eletto della lista più votata. Così, con 17 voti favorevoli e solo 7 contrari, è stato eletto al primo turno di votazione il consigliere Gaetano Frulio. Una tripletta d'onore per l'avvocato civilista, per la terza volta dopo l'amministrazione Malinconico e Palomba, alla guida dell'assise consiliare, considerato che, oltre ai voti dell'intera maggioranza, ha incassato un evidente consenso anche dalle fila dell'opposizione. Un segnale di sana e costruttiva opposizione. Avere questa riconferma per me è un'ulteriore certezza rispetto al buon lavoro fatto, chiaramente sempre in scienza e coscienza, e ricordandomi che sono anch'io un essere umano come tutti, per cui se qualche volta siamo andati oltre in precedenza sicuramente è esperienza e dovremo evitare alcuni errori se errori ci sono stati. Immaginava dopo l'amministrazione Palomba di ritornare a guidare l'assise del neo insediato Consiglio Comunale? Inizialmente no, poi si sono realizzate le condizioni perché questo accadesse e non nascondo che mi ha fatto piacere che avessero indicato il mio nome nuovamente come capo dell'assise, come riferimento dell'assise e quindi come presidente, anche perché alcune cose volevo completarle dalla scorsa consiliatura. 17 voti favorevoli, 7 voti contrari, un solo assente, la gratificazione è ancora maggiore perché evidentemente a determinare l'elezione anche una parte dell'opposizione. Raccogliere anche una parte dell'opposizione che si esprime sul mio nome ovviamente non può fare altro che inorgoglirmi e rendermi ancora più attento rispetto alle dinamiche che dovranno poi dopo da qui al futuro accadere e riuscire a regolare nella maniera migliore possibile. Colpo di scena invece sull'elezione del vicepresidente del Consiglio che a sorpresa, come dalla stessa dichiarato nell'intervento di ringraziamento, è stato individuato nella consigliera Alessandra Tabernacolo, contrariamente alle indicazioni dell'opposizione orientata sul consigliere Dario Tonsini. Assessori, consiglieri, pubblico in aula e pubblico a casa, grazie del non, diciamo che non era una cosa preventivata, non me l'aspettavo, ci tengo a precisare, infatti sono un po' emozionata personalmente, non mi aspettavo di essere votata come vicepresidente del Consiglio Comunale. Sono ovviamente onorata e cercherò di farlo con competenza, con imparzialità, ma soprattutto a favore della mia città, senza propendere per nessuno, perché la nostra città di questo ha bisogno, di un supporto attivo, fattivo, ma soprattutto collaborativo e costruttivo. Grazie. Un nome immaginato soltanto nel corso del secondo turno di scrutinio e che ha evidenziato un palese messaggio di forza e di compattezza della maggioranza targata Mennella. Dopo una breve interruzione i lavori sono ripresi secondo i punti all'ordine del giorno, procedendo con la nomina dei presidenti delle commissioni consiliari.